Diretto da Richard Brooks, La gatta sul tetto che scotta è un cult del 1958, tratto dall'omonimo dramma teatrale di Tennessee Williams, vincitore del premio Pulitzer. La pellicola ricevette ben 6 nomination all'Oscar nelle categorie più importanti, ma non ne vinse neanche uno, probabilmente perché trattava temi controversi e passibili di censura. Cos'è che vuole una gatta su un tetto che scotta? Dovete sapere che all'epoca a Hollywood era ancora in vigore il codice Hays, una serie di regole che per parecchi decenni hanno limitato le produzioni cinematografiche americane, decidendo cosa fosse o non fosse moralmente accettabile in un film. E nella Gatta sul tetto che scotta, come da opera originale, si sarebbe dovuto toccare il tema dell'omosessualità, ma questa, negli anni 50, era ancora considerata come una perversione sessuale e quindi come eludere il codice Hays. Si decise di cambiare la trama in maniera piuttosto netta, rimuovendo quasi completamente l'argomento scottante. Nel dramma originale, infatti, il protagonista non riusciva a desiderare la bellissima moglie perché in realtà era innamorato di un compagno di squadra, senza sapere o accettare di essere omosessuale. Mi guardavi come... Tennessee Williams non fu per nulla contento di questo adattamento, che cancellava qualsiasi riferimento all'omosessualità del protagonista. Pare che Williams fosse così arrabbiato da andare personalmente fuori dai cinema a cercare di dissuadere le persone in fila per andare a vedere La gatta sul tetto che scotta, dicendo loro che con questa versione la cinematografia americana tornava indietro di 50 anni. Tra l'altro, anche Paul Newman fu molto deluso dall'adattamento un po' puritano dell'opera, anche perché quando aveva accettato il ruolo era convinto di girare un film che fosse fedele al dramma originale. Ciò che lo stimolava di più era il poter sfidare il bigottismo della società americana. L'hai detto tu stesso, papà, l'ipocrisia è il nostro sistema di vita. Dietro le quinte, nonostante tutto, si riusciva anche a scherzare sull'argomento. Ad esempio, c'è una scena in cui Brick affonda il suo viso nella vestaglia di Liz Taylor, quasi a simboleggiare un'attrazione nei suoi confronti. Ecco, durante le prove si racconta che Paul Newman indossò proprio quella vestaglia e iniziò a gridare in maniera effeminata il nome del suo amico Skipper. Che coppia, eravate tu e Skipper. L'inizio delle riprese non fu facile per Liz Taylor, che cominciò a lavorare, ma dopo nemmeno 10 giorni ricevette la bruttissima notizia che suo marito Mike Todd, un noto produttore cinematografico, aveva perso la vita in un terribile incidente aereo nei cieli del Nuovo Messico. L'accaduto ovviamente sconvolse Liz, che si assentò dal set per oltre un mese, per poi ripresentarsi molto dimagrita e davvero, davvero provata. È un problema che dovrò risolvere. Ci furono 2 registi molto importanti che si rifiutarono di girare questo film. Uno è George Cukor, un mito del cinema americano conosciuto per capolavori come Nata ieri e My Fair Lady, che rigettò lo script proprio perché non dava sufficiente spazio alla tematica dell'omosessualità, a lui particolarmente cara. L'altro regista è Lia Kazan, che curiosamente però aveva diretto a Broadway la versione teatrale del dramma. Kazan non aderì anche al progetto cinematografico perché aveva già diretto altri 2 film tratti dalle opere di Tennessee Williams ed era stufo di vedere associato il proprio nome a quello del drammaturgo, con il quale tra l'altro aveva avuto qualche diverbio proprio per La gatta sul tetto che scotta. Sai che voglio fare? No, che cosa? Spassarmela. Il nostro cult inizialmente doveva essere girato in bianco e nero, perché all'epoca così erano i film considerati di un certo livello culturale. Poi però si optò per il colore, conoscendo la passione dei rispettivi fan per gli occhi azzurri di Paul Newman e di Liz Taylor. A proposito di quest'ultima, pensate che si era anche creato il mito che avesse gli occhi viola. In realtà li aveva di un blu intenso e particolare che sotto certe luci o esaltato dal giusto make-up poteva avere dei riflessi viola. La Taylor è entrata nell'immaginario collettivo grazie al suo sguardo magnetico, aiutata anche dal fatto che era nata con una mutazione genetica che le aveva donato 2 file di ciglia. Ma salta agli occhi di tutti, e specie ai suoi. Ultime rapide curiosità e cominciamo da Burl Ives, che interpreta il padre. Pensate che ha solo un anno in più rispetto a suo figlio maggiore, interpretato da Jack Carson, e solamente 16 anni di differenza da suo figlio più giovane, Paul Newman.
Inoltre Ives aveva ricoperto lo stesso identico ruolo anche nella versione teatrale dell'opera. Era stato fortemente voluto da Tennessee Williams, anche se all'epoca era più famoso come cantante folk che come attore. Infine, in questa scena c'è un piccolo errore. Se osserviamo bene, Liz Taylor ripete due volte il gesto di sfilare il biglietto dalla busta. Scrivi soltanto auguri Brick per Baco. No. Rivediamo. Scrivi soltanto auguri Brick per Baco. No. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come la gatta sul tetto che scotta.